Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti nel mio canale. Questo è il mio primo video. Sono un appassionato di profumi, ovviamente non sono un grande esperto, sono solamente un appassionato. Ho 19 anni e per questo voglio dare una mia visione, un mio punto di vista sul mondo delle fragranze, specialmente appunto le fragranze di nicchia. Oggi, come avete visto dal titolo, parleremo di profumi muschiati. Non sono un grande fan dei profumi muschiati, devo essere sincero. Anche se ovviamente tutte le famiglie olfattive mi attraggono, anche se ricordiamo che i muschiati non sono una famiglia olfattiva, ma era così per dire. Oggi appunto parleremo di profumi muschiati, ne ho selezionati 4. Ho di quei 4 che ho sentito 3 campioncini e l'ultimo invece l'ho semplicemente sentito quest'oggi. Oggi infatti sono andato a Milano, sono di Milano, sono andato a fare un giro a Milano perché dovevo sentire gli ultimi 2 che mi mancavano. Quindi ragazzi, partiamo subito con un'introduzione al muschio. Il muschio appunto è una nota che nel 90% dei casi è sintetica, quindi appunto ricreata in laboratorio. Non è una nota che è particolarmente persistente, anche se le fragranze che ho provato non sono poi così basse di persistenza. Qualche anno fa si parlava molto di questi profumi perché appunto il musk, il muschio, proviene, il muschio animalico, quindi quello diciamo naturale, proviene da una sostanza che lasciano dei cervi, in particolare i musk deer, appunto cervi del muschio, non so come si dica, comunque musk deer si chiamano, quando appunto sono in amore, quando cercano il proprio compagno, eccetera. Quindi loro, lasciando questa sostanza, fanno sentire il loro odore per richiamare le femmine del branco. E il muschio appunto deriva proprio da questa sostanza. Poi ovviamente negli anni è diventata sintetica, giustamente. Il musk è anche noto perché negli anni 80-90, io ovviamente non c'ero ancora, ok? Però appunto mi sono un po' informato. Era molto discussa all'interno dell'argomento profumi feromonici e così via, anche se poi sappiamo che non è niente di vero. Il muschio, un'altra cosa importante da sapere, è che è nato in laboratorio per sbaglio, ovvero la nota appunto animalica naturale, quella no, ma il muschio pulito, quello che proprio noi abbiamo nei detergenti, negli ammorbidenti, è nata per un errore. Infatti si stava provando a ricreare una bomba più forte del C4 e una volta che appunto venne creata questa molecola non fu una bomba, ma bensì un profumo. Il tipo che appunto studiò questa molecola sbagliò e involontariamente creò il muschio. Poi ovviamente vennero applicate altre sfaccettature a questa molecola e poi è così che appunto noi abbiamo i diversi muschi puliti, si dice. Ora ragazzi, partiamo subito con le 4 fragranze che ho per voi. Non è una classifica, ho selezionato 4 profumi a caso, più o meno a caso, che mi sembravano molto interessanti per darvi degli spunti se vi piacciono i profumi puliti e muschiati. Partiamo dal primo. Il primo, ragazzi, è Musk Invisible di Juliette Hexagan. Non si vedrà mai. Questo qua ho degli appunti che mi sono segnato. Non ne ho più, infatti l'ho finito. Non l'ho usato io, devo essere sincero. Questo comunque è unisex, l'ha usato mia mamma, ma è comunque unisex. Musk Invisible è un profumo ovviamente muschiato. Vi leggo prima le note. Le note dichiarate sono in testa gelsomino, nel cuore fiore di cotone, che onestamente non so che odore abbia, anche se potrei immaginare, sentendo questo profumo, e appunto in base è muschio bianco. Questo profumo è assolutamente muschiato, ovviamente, ma io sento moltissimo questi fiori bianchi. Quindi in questo caso il gelsomino. Infatti questo profumo muschiato più di altri è molto talcato, è molto polveroso, appunto per questi fiori bianchi, penso. Lo vedo molto molto bene in primavera più che in estate. Secondo me il range è estate, primavera e autunno, però il top è primavera perché con questi fiori bianchi non è molto fresco per l'estate, lo vedo proprio bene nella stagione primaverile. Questo profumo è uscito nel 2020 e dalla community, io prendo dei dati che ho di un sito che uso io, che si chiama Parfumo,
è apprezzato 7.7 su 10, è votato 7.7 su 10, quindi è abbastanza apprezzato dalla community. La durata di questo profumo è 6.8 su 10, mentre il sillage, la scia, è di 6. Comunque, ottimo profumo. Non ce lo vedo molto addosso a me, comunque provate ad andare a sentire e ditemi cosa ne pensate. Interessante. Il secondo profumo, ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Aspettate che prendo un cartoncino. Ed eccolo qua, ragazzi. Il secondo profumo è Silver Musk. Quando ancora Nasomatto li facevano, i campioncini li facevano qua dentro. Comunque, il secondo profumo è Silver Musk. Non so se è perché io sono di parte, perché il mio naso preferito è Alessandro Gualtieri e i miei brand preferiti di conseguenza sono Nasomatto e Orto Parisi. Questo è il mio profumo muschiato preferito, assolutamente. Questo è ciò che io intendo per profumo muschiato. Uscito nel 2007, quindi neanche recentissimo, è davvero, davvero incredibile. Le note di Nasomatto ovviamente non si conoscono, anche se su Fragrantica ho visto e appunto dicono che c'è la nota del muschio, ovviamente. C'è solo quella. Io, ragazzi, devo dire che sento sia all'inizio che durante tutta la durata della fragranza una nota di limone. Ho una nota di agrumi, una nota energizzante, non so che cosa sia, a mio parere è limone, ma fatemi sapere qua nei commenti cosa ne pensate voi. Andate in profumeria a provarlo e ditemi cosa ne pensate, perché è un muschio molto pulito, ma secondo me c'è una nota di limone, c'è una nota un pochettino più solare, un pochettino più bianca, più aperta. Molto buono, molto buono. Per la community è un 7.7 su 10, quindi uguale a Mask Invisible, quindi comunque ok. Io non sono molto d'accordo su le votazioni della durata e la scia, perché la durata è di 7.2 secondo la community, mentre il sillage, la scia, è di 5.7. Non sono molto d'accordo, secondo me sono ingannati dal muschio, appunto, che potrebbe essere a volte una nota un pochettino molecolare che tu non senti addosso, mentre gli altri intorno la sentono. Effettivamente non è uno dei Nasomatto più potenti, però 5.7 mi sembra un pochettino poco. Io avrei dato un 6,5 di scia. Comunque questo, a differenza dell'altro, lo vedo molto molto bene in estate. Si può usare anche ovviamente primavera e autunno, inverno un pochettino forse troppo tranquillo per l'inverno, non lo so. Questo comunque lo vedo stra buono per l'estate. Per l'estate è perfetto. Forse anche di giorno sui vestiti. Anzi, sicuramente di giorno sui vestiti questo spacca. Passiamo invece al terzo profumo. Questo profumo ha una storia particolare. Sto parlando, ragazzi, di Musk to Musk di Montale. Ragazzi, questo campioncino ha una storia interessante. Questo campioncino mi è stato regalato direttamente dalla boutique Montale. Sono andato oggi a Milano, come vi stavo raccontando prima, nello store di Montale, dove tiene anche Manserà. Sono entrato per provare dei miei profumi e dei profumi alla mia ragazza e ho chiesto se vendessero appunto dei campioncini, perché io volevo appunto il campioncino di Musk to Musk per farci il video. Loro mi hanno detto che i campioncini non potevano venderli, ma avrebbero potuto regalarli. Quindi io ne ho approfittato e ho detto ok, nonostante io non avessi preso niente, comprato niente, ho solo sentito dei profumi, anche abbastanza devo dire, gli ho chiesto di regalarmelo e loro me l'hanno dato. Quindi, terzo profumo, Musk to Musk. Ragazzi, questo profumo è già più da me. Questo mi piace molto di più. Al secondo posto, tra questi quattro, secondo me, non è una classifica, però primo posto sicuramente Silver Musk, molto buono. Questo è davvero davvero interessante perché è un muschio legnoso con oud. Questo infatti le note ufficiali sono legni preziosi, ambra grigia, noce moscata, oud, legno di teak e muschio bianco. Il legno di teak non so che cosa sia, sono andato a vedere ed è la stessa nota che è presente in Dark Purple di Montale, quindi non so, comunque penso sia un legno. Comunque questa fragranza sa di muschio più, ovviamente molto sporco perché c'è l'oud, ma molto più cremoso, molto più tondo, molto più, sì, più che cremoso, rotondo. Questi legni si sentono molto e gli danno un'idea appunto rotonda di muschio. Non è un muschio pulito questo,
Si sente che c'è il muschio, ma si sente anche moltissimo l'oud. E poi accompagnati anche dai legni. Molto particolare, ragazzi, questo dovete assolutamente andare a sentirlo e farmi sapere cosa ne pensate. Comunque queste, diciamo, tre principali note sono mischiate, miscelate molto bene all'interno di questo profumo. È del 2010, mi sono dimenticato di dirvelo, quindi abbastanza lontanina come uscita. Dalla community è valutata 6.1 su 10, quindi vedete che l'oud, muschio e legno non è... La community non è ancora molto pronta a questo tipo di profumo, a me invece piace moltissimo. La durata di questo profumo è di 8 su 10, mentre il sillage, la scia, è di 6.7 su 10. Sono abbastanza d'accordo, anche se in realtà potrei dargli anche un 7. Questo, a differenza degli altri, è un muschio più invernale-autunnale. Perché è appunto un pochettino più sporco, c'è dell'oud, ci sono dei legni, quindi non lo vedo per niente in estate e in primavera, forse di sera, forse di sera in primavera. La stagione perfetta secondo me è autunno e inverno questo. Fatemi sapere cosa ne pensate, andate a sentirlo e ragazzi andate a Milano nella boutique di Montale perché è davvero molto gentili e spaccano. Andiamo subito all'ultima fragranza. L'ultima fragranza di oggi, non ho il campioncino purtroppo, ma me lo sono fatto spruzzare qua e l'ho portato a casa. Io quando vado nelle profumerie mi porto una penna così mi ricordo sempre i profumi che sento. Questo è Milky Musk di Parle-moi de Parfum, o Parle-moi, ma sì. Comunque, questo è Milky Musk. Milky Musk è un'uscita nel 2016, quindi abbastanza recente. Le note dichiarate sono muschio e sandalo, solo queste. E devo dire che questa composizione è molto molto interessante. Infatti questo è un profumo appunto sicuramente muschiato, legnoso, ma più di tutti cremoso. Infatti questo legno di sandalo, come sappiamo, arrotonda la fragranza, la rende un pochettino più cremosa, più lattacea. Ed è per questo che forse hanno messo il nome Milky Musk. Non sento note lattacee, però questa cremosità del sandalo mi fa comunque venire in mente un muschio molto, molto cremoso, appunto. Dalla community è valutato 7.6 su 10, la durata è di 7.5 su 10, quindi molto buona. Questo non l'ho provato sulla pelle, quindi non posso dirvi se è effettivamente così. Io mi attengo solo ai dati che la maggioranza della community scrive. Il sillage è di 6.8, quindi anche questo è il più alto di tutti e quattro che vi ho detto. E questo io lo vedrei perfetto nelle mezze stagioni, primavera, autunno. In inverno anche ci potrebbe stare, anche se in inverno andrei con qualcosa di più pesante. In estate, forse la sera, forse delle sere fresche. Ma neanche tanto. Comunque, anche questo da provare assolutamente. Scrivetemi anche voi se sentite altre note, che cosa sentite, se siete d'accordo con quello che vi ho detto. Questo l'ho provato da Campo Marzio, quindi oggi ho girato un bel po' di profumeria come sempre, devo dire. Però veramente andate a sentirlo e fatemi sapere cosa ne pensate. Ragazzi, io ho finito con i miei profumi di oggi. Ci sarebbe da parlare di altri moltissimi profumi al muschio, come ad esempio il Musk di Reminiscence del 1970, ma io assolutamente non sono riuscito a sentirlo perché non ce l'aveva nessuno, oppure il Musk dietro, che anche quello non sono riuscito a sentirlo, oppure anche il Musk di Acampora, un capostipite della profumeria di nicchia, neanche quello sono riuscito a sentirlo. Quindi io mi accontenterei di questi quattro profumi e di questa intro del muschio su come nasce, come si ottiene, eccetera. Ragazzi, per questo primo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questi video, se vi piacciono questi tipi di video, cosa dovrei migliorare. Fatemi delle domande e dei video prossimi che volete vedere. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!